Eccoci qua Mauro, eccoci al primo video sul, sull'universo di Stalin e del Partito Comunista che avevamo promesso. Penso tu hai anche pubblicato un video sul tuo, sul tuo canale con il quale annunciavi appunto questa, questa, questa nuova serie di video. Saranno due, tre, adesso vediamo insomma anche come... Quanto viene fuori, anche perché insomma certi argomenti sono anche un po' aperti, magari c'è qualche mia interazione. Quindi, perché è importante anche questo. Ecco eh, l'universo di Stalin del Partito Comunista prende spunto da un tuo libro proprio con questo titolo. L'universo di Stalin e del Partito Comunista. Che poi questo libro in realtà è lo sviluppo di un capitolo di un tuo libro precedente, quello, quello da, 900, da 900 pagine. Ecco, Mauro, allora, come è, com è nato questo libro? E qual è l'obiettivo che ti sei prefisso nel, nello scriverlo e nel pubblicarlo, ovviamente? Beh, innanzitutto il libro trae origine da quella che è stata la mia tesi di, 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 di dottorato, dottorato internazionale appunto in comunicazione politica, che ho svolto tra le Università di Trento e la Johann Wolfgang Goethe Universität di, di Francoforte sul Meno. E, um, si tratta poi di una tesi che ho pubblicato nel libro La ragionevole creazione, cosmologia moderna, ideologie del XX secolo e religione, pubblicata a Trento nel 2015. Allora io in questa mia tesi, comunicazione politica, ma mi sono specializzato nel, nel settore di storia della scienza, precisamente nel storia, in storia della cosmologia. Ho voluto indagare quelle che erano e quelle che sono state le molteplici interazioni fra la cosmologia moderna, una teoria, una ipotesi della cosmologia moderna, che è appunto quella dell'universo in espansione, o Big Bang, e alcuni regimi politici del XX secolo, soprattutto comunismo e nazionalsocialismo poi ho anche analizzato quelli che sono i rapporti della cosmologia moderna con la religione cattolica, quindi me ne sono occupato e devo dirti la verità, ho anche trovato cose molto molto interessanti e costruttive devo dirti che quando iniziai la mia ricerca, conclusa nel 2013, pubblicata nel 2015 e iniziata nel 2009 inizialmente io mi trovai a scontrarmi con eh, la perplessità di alcuni docenti nel senso che moltissimi docenti del dottorato non vedevano come potesse esistere un nesso tra la politica, tra l'ideologia e una teoria astratta sull'universo. Mi sembra, ma cosa ha a che fare la cosmologia con la politica? Cosa può avere a che fare la cosmologia con il marxismo-leninismo, con il Terzo Reich, con la DDR, col muro di Berlino? Effettivamente, di primo acchito, uno potrebbe rimanere spiazzato, ma se poi si vanno a leggere i documenti e si capisce anche che cos'è la cosmologia e che studiare la posizione dell'uomo nell'universo dà anche delle conseguenze, dei risvolti sul piano morale, politico, ideologico e anche di orientamento del proprio agire e del proprio credere. Tant'è che Devo dirlo questa con soddisfazione, dopo anni di ricerca, riuscire a discutere la mia, ehm, la mia tesi, ottenendo la summa cum laude, quindi il, il massimo, il massimo. Voglio dire che il lavoro insomma, è stato riconosciuto. Con l'andare degli anni, io mi sono poi sempre più interessato, specialmente al capitolo dedicato al rapporto fra cosmologia moderna e comunismo, perché si tratta di, di una vicenda niente affatto nota, o nota soltanto in parte, o poco. Quindi, che cosa ho fatto? Ho preso il capitoletto dedicato al comunismo, all'Unione Sovietica, l'ho ampliato, l'ho arricchito con nuove, e ulteriori ricerche. Sono andato a leggere altri documenti, mi sono informato di più. Ho riportato cose che nella prima versione, cioè nel testo del 2015, non potei riportare per motivi di, di spazio. E ne è emerso questo libro, cioè L'universo di Stalin e del Partito Comunista. Allora, due parole ancora, Elia, per chiudere la risposta certo, certo. alla domanda. Certo. Io in questo testo ho voluto indagare ehm, il rapporto fra la cosmologia moderna e il regime sovietico dall'inizio alla fine, quindi fino al crollo dell'Unione Sovietica. Certo è che la parte più interessante sulla quale vorrei concentrarmi con te è l'epoca di Stalin. Non perché dopo sotto Khrushchev, sotto Brezhnev, sotto Gorbachev sia tutto venuto meno e gli scienziati potessero parlare di quello che volevano, assolutamente no. Il materialismo dialettico del quale parleremo resta vivo e vegeto fino al 1991. L'ateismo di Stato è obbligatorio per gli scienziati, pure ne parla anche Gorbachev, il famoso Gorbachev, nei suoi discorsi. Quindi ci concentreremo soprattutto sul tempo di Stalin. Quindi, Mauro, eh, riassumo io così: se in maniera esatta tu mi correggi. Cioè, chi pensa che la, che la politica non ha a che vedere con la filosofia, sbaglia, perché la politica ha sempre a che vedere con la filosofia. Bisogna vedere quale filosofia. C'è una filosofia che io chiamo filosofia velenosa, che porta a determinati sistemi politici. C'è invece un altro tipo di filosofia che darebbe vita ad un altro tipo di politica. Quindi, in realtà. C'è sempre un collegamento, ogni politica è legata ad una filosofia, bisogna vedere a quale. Ecco perché io insisto continuamente dicendo che senza la conoscenza della filosofia e della storia, purtroppo non si è in grado di fare delle analisi corrette, perché mancano due colonne fondamentali per fare un'analisi appunto corretta. Eh, Mauro, facevi, ti trovi concorde su questo o ho detto delle sciocchezze? No, no, mi trovo assolutamente concordo. tant'è che mentre tu parlavi mi sono appuntato un esempio per Perfetto. far vedere l'interazione intima, intima proprio tra filosofia, e ideologia e politica. Perfetto. Prendi la teoria del gender. La teoria del gender. Allora, la teoria del gender non è che una delle derivazioni della filosofia dell'idealismo. Nell'idealismo, qual è il rapporto fra. L'idealismo di sì? Hegel. Idealismo in generale, perché in ci generale. sono tante forme di idealismo, ma diciamo che l'idealismo è caratterizzato per l'idea di fondo che sia il pensiero a produrre la realtà. Quindi non è il pensiero che si adegua alla realtà, ma è la realtà che si adegua alle categorie del pensiero. Quindi qua ci sarebbe tutto un discorso da fare, partiamo da Cartesio, passiamo attraverso Kant, attraversiamo la filosofia di Hegel, arriviamo all'idealismo otto-novecentesco, eccetera. Però posso anche semplificare... Poi perché... è collegata anche ad altro, ma non è, non è questo il video adatto, è collegato anche ad altro, è collegato ad un pensiero sì. matrico, eccetera, ma lasciamo cose. stare. Lasciamo stare. Cose. Allora, nel gender, i generi maschile e femminile sono fluidi tant'è che io non sono maschio e femmina perché sono maschio e femmina, ma sono maschio e femmina perché mi penso maschio e femmina, ma se la mia, il mio pensiero non coincide con il mio genere biologico naturale, io sono anche libero di pensarmi diverso, cioè io sono un maschio biologicamente, ma la mia identità può essere quella femminile, dunque se io mi penso come femmina, ecco che ho diritto di essere una femmina. Chiaro, quindi, siamo a livello di interazione fra politica, ideologia e, e, filosofia, e filosofia. Ricordiamo che la filosofia può tramutarsi tranquillamente in ideologia, in ideologia senza problemi. Il marxismo-leninismo -leni Elia era una filosofia. Il marxismo-leninismo era una filosofia. Il comunismo è una filosofia. È una dottrina filosofica. Ecco, punto. Ecco, Mauro, visto che ci siamo, precisiamo che cos'è un'ideologia. ideologia, ideologia che eh, noi trattiamo sempre come tema negativo, in realtà, secondo me, ci sarebbe da fare una bella disquisizione anche su questo termine. Ideologia significa il discorso che si compie attorno ad un'idea di fondo che ci guida nell'agire e nel credere, nella teoria e nella prassi. E, il comunismo può essere un'ideologia nel senso che io agisco vedendo la lotta di classe come matrice del movimento della storia, della società, eccetera, ma potrebbe esserci anche, lo so che dirò probabilmente quella che a tanti sembrerà un, una sciocchezza, una cosa strana, potrebbe esserci anche un'ideologia ideolo buona, nel senso che io posso adire, agire secondo un'ideologia che è quello del rispetto della legge naturale, dei dieci comandamenti, tant'è che io oriento il mio agire individuale, sociale, privato e pubblico sulla base di questo. Ecco, ovviamente in questo caso, parlando del, del genere, stiamo parlando di ideologie fuorvianti, completamente fuorvianti rispetto alla legge naturale. Sì, è in questo senso che, la, questo senso che te la chiedevo. Per me l'ideologia è la costruzione a tavolino di una realtà, tra virgolette, che esula dal, da ciò che è naturale, da, dalla, dal naturale, questa è intesa come ideologia. Per me, ma questa è una mia, una mia come dire... No, no, logica. ma ci sta, eh, ci... Ecco, ci sta cioè, perché nel senso, nel senso che nel parlato comune ha assunto questa, questa esatto, connotazione, nel parlato esatto, comune ha assunto questa connotazione, esatto, certo, certo che eh, le si dà un senso negativo, ma se noi andassimo magari assieme a indagare proprio il significato, l'etimologia, scopriremo altro, però nel parlato comune, eh, nel contesto, ha tutt'altro significato. Chiarissimo, Mauro. Allora, prima parlavi di Big Bang. Ci puoi un po' riassumere o ricordare in che cosa consiste questa teoria o ipotesi del Big Bang e magari anche dirci qualcosa del suo, diciamo così, eh, eh, creatore di questa, di, questa, di questa ipotesi, di questa teoria. Così magari facciamo un riassunto, ne abbiamo già parlato, però chiaramente visto che l'hai nominata, per chi non ha visto altri video, magari ha la possibilità di recuperare con questo video. Esatto, e dobbiamo anche farlo perché altrimenti non possiamo parlare del rapporto fra cosmologia moderna e comunismo se non sappiamo cosa sia la cosmologia, chi sia il cosmologo, che cosa faccia e quale sia la cosmologia che poi è entrata in interazione con la dottrina comunista. Allora, la cosmologia che può essere affrontata secondo la prospettiva tecnico-scientifica o secondo la prospettiva filosofica, c'è anche una cosmologia filosofica che è di per sé pur sempre scientifica, nel senso che non si basa su affermazioni, opinioni, eccetera, ma che vuole chiarire i concetti con condizioni di causa. Allora diciamo, c'è una cosmologia parlata, filosofica, scientifica, e c'è una cosmologia matematica, mh, fatta di formule e anche di dati, eccetera. È la scienza che si occupa dello studio dell'universo nel suo complesso. Attenzione, ammesso che lo si ritenga possibile, perché non secondo tutti l'universo può essere studiato nella sua interezza. Ad esempio, secondo i sovietici l'universo non poteva affatto essere studiato nella sua interezza, almeno nell'epoca di Stalin, perché è dogmaticamente infinito nel tempo e nello spazio. Quindi io non posso studiare avere un modello di universo che è infinito. La cosmologia cerca di studiare l'origine, lo sviluppo e il destino dell'universo, ammesso che di destino si parli, nel senso che secondo alcuni è eterno. Questo studio chiama in causa non soltanto le scienze naturali, ma chiama in causa anche la filosofia e la religione. Praticamente Elia è da quando l'uomo compare. Che si chiede chi sia, quale sia la sua posizione nell'universo. Quindi, la cosmologia, io oserei dire, ma è una, insomma una mia affermazione: che è una specie di istinto naturale. Istinto naturale: cioè, l'uomo per natura alza lo sguardo e guarda il cielo e si chiede che cosa sia questo tutto e quale sia il suo ruolo, la sua parte occupata nel tutto. Il cosmologo. Scientifico cerca di arrivare a costruire quello che è un modello di universo. Allora, che cos'è il modello? Questa è una definizione che adesso darò che sono stato io a proporre nel lavoro che eh, ho eseguito ai tempi della ricerca dottorale e la definisco così: prima do l'enunciato e poi cerco di spiegare. Prego, un costrutto razionale che si avvale di linguaggi di vario tipo, linguaggio verbale o non verbale applicati all'oggetto di studio in modo da ottenerne una configurazione, potremmo dire una forma, se vogliamo, accessibile all'intelletto, chiarendone cause, conseguenze e permettendone previsioni. Allora, un costrutto razionale, un elaborato razionale, un'elaborazione a partire da dati, che si avvale di linguaggi di vario tipo, linguaggio verbale, non verbale, abbiamo lo scritto, ma abbiamo anche le immagini. Abbiamo anche le formule. Questi linguaggi vengono applicati all'oggetto di studio, in questo caso in cosmologia l'universo, altrove in biologia potrebbe essere la cellula, in botanica potrebbe essere la determinata pianta che si studia, in modo da ottenerne, diciamo pure una forma accessibile all'intelletto. Io posso elaborare anche un modello proprio visivo di universo sferico, cilindrico, curvo, eccetera, accessibile all'intelletto ne chiarisca cause e conseguenze, cioè perché c'è l'universo, perché quale potrebbe essere la sua origine. Il fatto che ci sia un universo, che cosa determina? C'è cioè un universo statico, è un universo che si sviluppa? E previsioni, quale sarà il destino dell'universo? Diciamo è una definizione operativa. Attualmente il paradigma cosmologico è quello del Big Bang, che io e te, Elia, abbiamo sempre chiamato, mh, io penso... Sinceramente, sia l'atteggiamento più giusto e più umile, ipotesi, ipotesi. del Big Bang. Ipo sì. Ipotesi. Allora, anche qua nel parlato comune, teoria del Big Bang ci può anche stare. Io preferisco personalmente ipotesi perché studiando la storia della cosmologia di teorie nel corso dei millenni sull'universo, l'universo, poverino, è stato stracciato, strappato, distrutto e fatto in mille pezzi. Quindi parliamo di ipotesi, l'ipotesi che attualmente meglio spiega i dati disponibili. Anche se forse converrebbe, magari al termine di queste lezioni, pensiamoci, fare un piccolo video sulle alternative, perché nel Novecento ci sono state anche delle alternative al Big Bang che forse non tutto il pubblico conosce, però ne parleremo, ne parleremo. Secondo questa ipotesi, l'attuale costituzione dell'universo, cioè l'universo attuale, non sarebbe eterno, ma avrebbe avuto un'origine e avrà una fine. L'universo, per come noi lo conosciamo, sarebbe partito, avrebbe avuto inizio, cir inizio circa 13,81 miliardi di anni fa, a partire di que da questa esplosione catastrofica che è il Big Bang, termine dispregiativo, ricordiamo che fu coniato da uno degli avversari, vuol dire il grande boom, il grande scoppio. Per denominare una proposta scientifica non è un nome proprio, diciamo, egregio però insomma è stato mantenuto perché comunicativamente è quello che è risultato diciamo migliore per l'impatto e sono esperti di marketing anche quelli che danno i nomi alle proposte scientifiche eh certo. è di maggiore sì. impatto di maggiore impatto presso il, il pubblico da allora l'universo si espanderebbe e stando alla seconda legge della termodinamica l'entropia sarebbe destinato ad avere una fine la cosiddetta morte termica per esaurimento delle energie quello che io Chiedo sempre quando parlo con degli interlocutori di, eh, del Big Bang è di non confondere, perché sarebbe un errore ingenuo il piano della fisica con il piano della teologia o della metafisica. Nel senso che è sommamente ingenuo identificare il Big Bang con la creazione ex nichilo. Ah, il Big Bang abbiamo visto la creazione, ma no, ma no, assolutamente. Fisica e metafisica sono due piani che non possono confondersi. La scienza ci può condurre a dire che l'ordine naturale delle cose presente ha avuto un inizio, ma non può vedere l'inizio. Perché la scienza si applica su questa natura che esiste, non può andare al pre-natura. Lì certo. deve lasciare il posto ad altre discipline: la teologia, la filosofia, la metafisica. La metafisica. L'intenzione di costruire una casa. E poi la costruisco, qualcuno può eh, sapere di questa, di questa mia volontà nel momento in cui la costruisco, ma se io non dico niente, non lo può sapere quando è ancora nelle mie intenzioni, giusto? Magari il mio progetto di costruire una casa ce l'ho da tre anni, eh, ma questo non si vedeva perché nelle mie intenzioni. Quindi in realtà la casa è nata nel momento in cui io ho l'intenzione di crearla, almeno per me sì, o di costruirla. È giusto questo discorso ho detto una sciocca? Sì, 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 no, no, è giusto, è giusto. E ti dirò okay. anche di più, ti dirò anche di più. Qui ci viene mostrato come le scienze naturali possano peraltro essere utili alla metafisica, ma non sono da confondersi con la metafisica. Se cioè, c'è una cosa che il Big Bang fa è mostrarci la contingenza dell'universo. Cioè il fatto che l'universo esiste, ma potrebbe anche non, non esistere. L'Emmetre, Giorgio Lemaitre, famoso, ne abbiamo parlato tante, tante volte, eh, io a questo ho dedicato anche a, a questa figura a tantissimi studi, tantissimi studi, perché è veramente affascinante, cioè l'unificazione nella stessa persona della via naturale alla verità e della via soprannaturale. Quindi sacerdote scienziato, per, per me è una figura veramente straordinaria, era chiarissimo, era chiarissimo, a parte che Lemaitre quando parla, lo diremo fra breve, del suo atomo primitivo, che è diciamo eh, l'antesignano del, del Big Bang, lui parla tranne una volta, e secondo me lo fa per sbaglio senza neanche pensarci, di ipotesi dell'atomo primitivo. Il suo saggio fondamentale si intitola L'ipotesi de dell'atomo primitivo, e dice: Se un giorno arriverà qualche ipotesi che meglio spiegherà i dati, per carità, io sono il primo a retrocedere, sarò il primo a essere contento. Quindi anche questo è molto indicativo. Ma andiamo avanti. Non è affatto detto che il Big Bang rappresenti la parola definitiva. Spiega molto bene i dati attualmente accessibili, ma attenzione anche dei limiti. Questi limiti sono notevoli. Tanto che alcuni autori hanno anche parlato di ipotesi ad hoc che sono state introdotte nel modello per salvarlo. Te ne cito alcuni. L'origine delle galassie. Il Big Bang, la questa, questo modello, non è stato ancora in grado di stabilire quali siano le origini di quelle fluttuazioni, di quelle variazioni di densità, si chiamano anisotropie tecnicamente nella radiazione cosmica di fondo, che avrebbero dato origine alle galassie e le galassie sono i mattoni fondamentali dell'universo. Quindi già questo è un punto. Non sappiamo che cosa sia stato il Big Bang, perché gli scienziati al Big Bang non arrivano. L'indagine fisica si ferma a un tempo che equivale a 10 alla meno 43 secondi dopo il Big Bang, una frazione infinitesima di secondo. Che cosa ci sia stato dal Big Bang vero e proprio lì, non si sa. Il modello impastisce. Ten ci sono valori che tendono all'infinito per via della grandezza della massa, della temperatura e delle densità in gioco. Si spinge, diciamo, quindi cerca di andare un po' più in là la matematica con alcune ipotesi, e la gravità quantistica, eccetera, però non c'è una, una spiegazione scientifica vera e propria. Poi, nel modello del Big Bang, sentiamo parlare di materia oscura e di energia oscura. Queste sono due entità delle quali non si sa. Vengono postulate per spiegare determinati eh, fenomeni che si vedono, ma non se ne conosce la natura. Allora, anche qua semplificando, perché comunque, eh, dato che sono temi attuali, sono temi anche di oggi 2022, diciamo le cose come stanno. La materia oscura e l'energia oscura nel suo insieme, secondo questo modello secondo questo modello, costituirebbero il 95% della composizione dell'universo, cioè la galassia, le galassie, le galassie. E la materia a noi nota, quindi eh, le nubi intergalattiche, le nubi interstellari, rappresenterebbero solo il 5% della composizione dell'universo, il restante 95%, non si sa che cosa sia. La materia oscura viene postulata per spiegare come mai le galassie, pur roteando su se stesse, non si disgreghino per effetto centrifugo. Gli scienziati dicono che la materia visibile non è sufficiente a generare una gravità che le tenga assieme. Allora ci deve essere qualcos'altro che è la materia oscura. L'energia oscura è stata introdotta alla fine degli anni 90 per spiegare un fenomeno che è l'accelerazione dell'espansione, cioè non solo l'universo si starebbe espandendo, ma lo starebbe facendo in maniera accelerata. Ma perché starebbe accelerando? Perché ci sarebbe questa energia del vuoto, questa energia del vuoto, che agisce da forza contraria alla gravità e avrebbe, e avrebbe preso il sopravvento, il sopravvento definitivo sulla gravità. Comunque sono pur sempre entità letteralmente oscure, cioè in inglese dark, oscuro, ignoto, non si sa che cosa sia. Ma andiamo a vedere un po' di, di, di Però, di scusa, Mauro, questa scienza che oggi viene presentata come qualcosa di straordinario. E a volte anche di infallibile mentre invece gli errori della scienza nel corso dei secoli sono stati veramente incredibili in realtà va avanti per ipotesi dove non sa spiegare tira fuori un'ipotesi che sostenerebbe ciò che uno magari vuole sostenere in realtà questa scienza per certi argomenti brancola totalmente nel buio, lo posso dire? Sì, ma sì, certo. e, 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 e allora è diventata una religione ma brancola nel buio Cioè, di è fatto, un po' una disposizione. Sì. Difatti, difatti il, allora ci fu un grandioso discorso di Papa Pio XII il 22 novembre 1951 al cospetto della Pontificia Accademia delle Scienze, dove c'erano cosmologi, fisici, matematici di caratura internazionale lì. Pio XII è stato un grandissimo pontefice preparatissimo in campo scientifico naturale, quando lui doveva tenere i convegni, dove, chiedo scusa, doveva tenere le udienze, eccetera, lui si preparava, leggeva, chiamava gli scienziati, chiamava anche i teologi per vedere le diverse implicazioni delle proposte scientifiche. E lui in un passaggio parlò proprio della, della teoria del Big Bang senza parlare di Big Bang, eh, perché diceva insomma di questa ipotesi che condurrebbe all'inizio dell'universo, all'origine dell dell'universo, e in un passaggio disse, qui lo scienziato onesto deve ammettere di trovarsi di fronte a un mistero che non può risolvere. Questo disse, questo disse. Cioè eh, a noi eh, oggi dà idea di umiliazione, a parte che l'uomo dovrebbe umiliarsi cristianamente parlando, anzi specialmente oggi ne avremo, ne avremo bisogno, il fatto di ammettere che ci siano dei misteri. Allora, prendi un altro esempio, l'origine della vita, il brodo primordiale. Poi mi, mi è capitato ieri, senti tu, di sentire questa trasmissione di un intervistatore che chiedeva a un altro intervistatore come a suo parere fosse spiegabile l'origine della vita. Allora, anziché dire che sarebbe una risposta onesta, anche da super laico, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Sarebbe, andrebbe comunque bene, non lo so. io e te abbiamo, abbiamo un'altra un risposta, chiaramente. Uno potrebbe dire: Non si sa. No, la risposta che questo intervistato ha dato, proprio l'ho sentita ieri, eh, è, stato, è, è stata: è stata un'altra civiltà extraterrestre che ha portato i semi della vita sulla Terra e l'intervistatore chiedeva sì ma questo non risolve il problema e questa sì, civiltà sì. a, a sua volta eccetera allora rimanda a un progetto superiore e alla fine l'intervistato è stato costretto a dire, a dire di sì cioè pur di non ammettere che ci troviamo dinanzi a un mistero scientifico noi andiamo a cercare le spiegazioni di altri fondi le cioè, spiegazioni più strampalate stamp e poi saremo noi gli oscurantisti poi saremo noi gli oscurantisti, capito, i deficienti. Vabbè, ma ormai di, ci siamo di... abituati, quindi non eh, fanno sì, sì. il piedo, io me li faccio <ride> scorrere addosso, queste cose, non, francamente non mi toccano. No, continua il discorso che stai sì, facendo, sì. Mauro, scusa. Mol molto volentieri, ma no, ma è bello, sai, anche fare queste, queste parentesi, penso certo. che sia anche rilassante magari per chi ci ascolta. Certo, certo, Allora, guarda, solo, solo alcuni, alcuni step, alcuni passi per come si è arrivati, diciamo alla cosmologia, alla, a questa cosmologia moderna. Allora, la cosmologia moderna ha avuto ufficialmente inizio nel 1917, quando Albert Einstein ha pubblicato, su quale, sulla cui quale biografia si può dire tutto quello che si vuole, eh, sia chiaro, però dal punto di vista scientifico dei meriti li ha, anche se alcune cose pot potrebbero essere discusse. Sì, il esatto. pubblico Pubblica questo articolo intitolato Le cosmologische Betrachtungen, che significa considerazioni cosmologiche lui prende la relatività generale e la applica allo studio dell'universo e ne deriva un modello sbagliato che però insomma dà avvio a un processo poi di sviluppo più o meno inarrestabile il suo modello di universo è un, è un modello di universo finito attenzione perché si passa dal modello ottocentesco più o meno infinito, infinito a un modello finito Illimitato, chiuso, sferico, in realtà cilindrico, omogeneo, isotropo e statico. È soprattutto sui concetti di finitezza e di illimitatezza che mi piacerebbe fare un piccolo inciso. Uno dice finito e limitato. Ah, è una contraddizione? No, è eh no. Anche in geometria bisognerebbe avere le idee chiare sul concetto di finito e di illimitato. La Terra è un corpo di volume finito. È finita la Terra, non è infinita, il pianeta Terra non ha dimensioni infinite, è finito, eppure è limitato, perché, ammettiamo, fosse possibile camminare continuamente sulla superficie terrestre, noi continueremmo a camminare sulla superficie senza mai arrivare a un confine ultimo, al di là del quale cadremmo. Quindi finitezza e limitatezza possono, diciamo, eh, possono stare assieme ora l'universo di Einstein è statico. Perché? Perché Einstein aveva già visto che le sue equazioni avrebbero condotto a un universo non eterno, soprattutto un universo instabile che si sarebbe dovuto o espandere o contrarre. Siccome lui però era uno spinoziano convinto, spinoziano convinto, quindi aveva una posizione filosofica personale che indirizzava anche le sue teorie scientifiche. Per esempio diceva, io non posso credere che l'universo sia un qualcosa di così imperfetto, in equilibrio precario, che collassa su se stesso o si espande. Allora che cosa fa? Introdusse una, una, diciamo una variante, che, una costante, che si chiamava la costante cosmologica, indicata con la lettera greca lambda, che lui ammette candidamente non essere confermata da nessun dato, da nessun dato, lo dice candidamente, che però gli serve per mantenere l'universo statico immobile, controbilanciato esattamente tra la gravità che tenderebbe a farlo implodere e questa forza misteriosa che agirebbe come repulsione alla gravità, che è la costante cosmologica. Ad un certo punto, quando si rese conto che invece aveva ragione l'emettre e che l'universo era instabile, eh, definì la costante cosmologica come il più grande errore della sua vita della sua carriera scientifica. Poi, però, attenzione, è tornata attraverso una serie di mh, un percorso molto complesso nella cosiddetta energia oscura che, oscura, che però è oscura. Il matematico russo sovietico Alexander Friedman, morto nel 1925, prende le equazioni di Einstein, era un grandissimo matematico e meteorologo e le depura dalla costante cosmologica dimostrando che invece l'universo si espande, o meglio è dinamico, è dinamico. Può essere in espansione ma potrebbe essere anche in contrazione, quello viene fuori dalle equazioni o l'una o l'altra possibilità. Solo che Friedman è un matematico, non conosce i dati, quindi funzionano i suoi modelli solo come modelli matematici. Einstein stesso dovete ad un certo punto... Ammettere, entrando in relazione con Friedman, che andò a cercarlo a Berlino, andò a cercarlo in, in Germania, alla fine si incontrarono, alla fine si incontrarono che aveva ragione Friedman, ma solo dal punto di vista matematico, non dal punto di vista, dal punto di vista fisico. Quando in Unione Sovietica arriva Stalin, quindi prende il potere Stalin, ricordiamo che il nome di Friedman cade nel dimenticatoio, perché, pur essendo matematico, era comunque uno scienziato che aveva. Ha messo la possibilità che l'universo potesse aver avuto un inizio, e questo con l'ideologia del materialismo dialettico non andava bene. Tanto che pensa la sua se tomba: un inizio vuol dire che c'è un creatore, Eh, vuol dire che c'è un motore esterno. Se vuoi, motore dirlo esterno in termini... okay. se vuoi dirlo ancora in termini più, più, più neutrali possibile, però è lì, è quello. Eh. La tomba di Friedman, addirittura, viene riscoperta nel 1988 quindi fino al 1988 e Friedman muore nel 1925, non si sa neanche dove si è sepolto. In maniera autonoma, nei primi anni 30, siamo in realtà nel 1927, ma questa ipotesi viene ben sistematizzata mh, attorno al 1930-31, Georges Lemaitre lavora indipendentemente da Friedman, che non conosce neanche, non si sono mai conosciuti i due, ne ha notizia alla fine degli anni venti attraverso Einstein, ma se no non sapeva neanche dei lavori di Friedman. Prende i dati astrofisici dell'epoca, fra cui il redshift, cioè lo spostamento del rosso, verso il rosso della luce delle galassie. Adesso lì un non interessa entrare in dettaglio. Chi, chi eh. vuole troverà tutti i dettagli nel libro, arrivo alla sostanza. E capisce che questi dati, quindi lui ha la matematica, ma anche i dati astrofisici, possono essere ben spiegati. In un'ipotesi in cui lo spazio si stia dilatando in maniera progressiva, solo che se si sta dilatando significa che un'ora fa, ad esempio, era più ristretto, un milione di anni fa, ancora di più, finché non arriverò a un inizio, miliardi di anni fa, all'inizio le dice 100 miliardi di anni fa, poi arriva a dire 10 miliardi di anni fa, è comunque oggetto di, di revisione questa datazione, io trovo tutta la massa dell'universo racchiusa in, in un'entità primordiale che Lemet chiama atomo primitivo. Questo atomo, questo, esatto, questo atomo primitivo è assolutamente semplice, indifferenziato, impenetrabile dall'intelletto, omogeneo, ma è intrinsecamente instabile, perché per lui è un atomo super radioattivo, ha una tendenza intrinseca a, a decadere, ad esempio, come l'uranio, come gli atomi. Di uranio, allora attenzione: uno potrebbe dire: Ah, ecco lui è un sacerdote, quindi ha detto che ha avuto un inizio. Sicuramente parlerà di Dio che è intervenuto a frammentare questo atomone a crearlo. No, l'emetro non fa niente di tutto questo. Primo, dice che è un'ipotesi che deve essere suffragata da dati ulteriori. E secondo, lui mai si permette di chiamare in causa Dio per risolvere, diciamo in maniera arbitraria, alcune alcune lacune. Se posso, se posso, Elia, io vorrei leggere un passaggio dal libro perché questo, eh, questa ipotesi dell'atomo primitivo, anche se sembra incredibile, ha avuto un illustre precedente nell'Ottocento. Prendo a riferimento, in questo caso, lo scrittore americano Edgar Allan Poe, sul quale anche lì ci sarebbe da dire tante cose. Allora, è molto, comunque grande scrittore, uno stile meraviglioso. Poi, vabbè, è discutibile Edgar sì. Allan Poe. Sicuramente. Allora, te lo trovo. Nel 1848 lo scrittore americano Edgar Allan Poe pubblicò Eureka, che era il manoscritto di una conferenza tenuta proprio in quell'anno. Il libro, questo manoscritto, è il testo di una conferenza in cui Poe presenta le origini dell'universo, attenzione, nella forma di una primordial particle. Particella primordiale, assolutamente semplice, omogenea, indifferenziata, unica e divisibile solo per intervento della volontà divina. Quindi lui vede l'universo come inizialmente racchiuso, inizialmente racchiuso in questa particella primordiale, dalla particella primordiale si irradiò a più riprese in tutte le direzioni un numero elevato, elevato ma finito di atomi. Allora, in una nota, Po scrive. Descrivere l'intero processo come un flash istantaneo. Un flash. Proprio il Big Bang è anche lì, è un'immagine di, di un flash. Chiusa parentesi però tanto per far vedere come a volte veramente le cose, le cose ritornino. Ah, ovviamente nessun plagio, nessuna connessione. Io penso che le Maître neanche sapesse, probabilmente di, questa, di, questo, di questo scritto. Però effettivamente, come abbiamo detto in varie occasioni, nella storia della scienza le idee molto spesso ritornano. E per concludere questa breve spiegazione, questa breve carrellata e poi procedere oltre, è interessante come la conferma che esistano altre galassie oltre la Via Lattea sia giunta soltanto nel 1925, cioè mentre Einstein e Friedman stanno facendo le loro discussioni, non si sa neanche se la Via Lattea sia o meno l'unica galassia esistente nell'universo. Oggi gli scienziati dicono che ce ne sono 200 miliardi, secondo alcuni 2000 miliardi, ma vabbè, vabbè, cioè, vabbè. ne abbiamo già ne abbiamo, di... ne, abbiamo, eh. ne, ne, ne abbiamo parlato. Allora, la regione cosmica osservabile, ci dice la cosmologia odierna, sarebbe rappresentabile, immaginabile, come una sfera di quasi 46 miliardi di anni luce, dove sarebbero contenute 7x10 alla 22 stelle, organizzate in 2x10 alle 12 galassie raccolte poi in ammassi e superammassi e a grande scala l'universo sarebbe isotropo e omogeneo, vuol dire che ha le stesse proprietà ovunque e le stesse sembianze ovunque, chiusa e ha una temperatura uniforme di 2,7 gradi Kelvin, la famosa radiazione cosmica di fondo a microonde. Chiusa parentesi, beh, così abbiamo avuto po un po' una storia. Beh, ma queste sono informazioni di base che adesso servono appunto a capire <ride> quanto ci diremo da qua in avanti. Infatti eh, adesso, Mauro, entriamo nel vivo, nel cuore della, della vicenda storico, scientifica e anche ideologica che tu affronti nel tuo, nel tuo libro. Iniziamo dalla filosofia dell'URSS e del partito comunista, il materialismo dialettico che io non so bene se pronuncia diamat o diamat. 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 Ovvero quello che i sovietici, me lo sono appuntato, ritenevano essere. L'unico vero fondamento delle scienze naturali, ci vuoi parlare di questa cosa, Mauro? Allora, devi sapere che tu hai citato un termine, diamat, che gli inglesi dicono il diamat, i tedeschi diamat, Appunto. e noi diamat. Perché? Perché è la neolingua dei comunisti, praticamente loro abbreviavano le parole materialismo dialettico, diviene diamat. Il materialismo storico histomat, cioè erano era tutti i termini della Neolingua. Qui George Orwell non ha inventato nulla, eh? ha preso spunto dalla realtà e certe cose le ha anticipate. Comunque, questa richiesta di, di anche qui di, di chiarimento filosofico è senz'altro pertinente, anche perché non possiamo comprendere le vicende della cosmologia moderna in Unione Sovietica se non conosciamo, appunto, la filosofia del materialismo dialettico, che è la filosofia, la Weltanschauung, quindi la concezione, la visione del mondo del Partito Comunista, non solo quello sovietico, non solo quello sovietico, ma noi adesso stiamo parlando di questo. Quando si parla di materialismo dialettico a me in genere fa sorridere il fatto che molto spesso si citi soltanto il nome di Marx e eh no. Perché Marx senz'altro ha avuto un ruolo centrale, ma ricordiamo che il vero filosofo Rappresentante del materialismo dialettico fu Friedrich Engels, morto nel 1895, un'autorità in filosofia. Pensa che in gioventù era stato anche un credente, un credente. Credo fosse, mi pare, protestante, non so se fosse cattolico. Dopo a un certo punto rivede completamente le sue posizioni. Pubblica varie opere, l'Anti-During e poi ricordo soprattutto la, ehm, la Dialectik der Natur, cioè La diale dialettica della natura, che viene considerato in Unione Sovietica e anche nella Germania dell'Est e altrove come capolavoro. In realtà sono degli abbozzi, degli appunti che Engels non arrivò neanche a terminare perché morì prima. però. Vengono considerati come degli insegnamenti quasi, quasi come il Vangelo per un credente. Non sto, non sto scherzando, c'è cioè una Bibbia assoluta. Questa filosofia si applica allo studio sia della natura che della società. Allora, il metodo dialettico, materialismo dialettico, poi approfondisco sia il termine di materialismo che di esatto. dialettico, sì. però è ripreso dichiaratamente dalla filosofia di Hegel. Esatto. Dichiaratamente, dichiaratamente. A Hegel i padri del marxismo-leninismo riconoscono un merito, e cioè di aver visto che la dialettica, tesi, antitesi, sintesi, in realtà per Hegel è immediatezza, immediatezza, immediatezza mediata, quindi seme, terra, quindi seme, immediatezza, Terra, mediazione e immediatezza mediata, la pianta che cresce poi diventa a sua volta da a diversi semi, eccetera, eccetera. Potremmo farne centomila, centomila esempi. Il merito tesi, di aver visto... sì, sì. Tesi, antitesi, sintesi all'infinito, tesi, antitesi... Sintesi, esatto, esatto, esatto. Ecco, ehm, io ho preferito dire immediatezza, mediatezza, immediatezza mediata, è più tecnico, mi rendo conto, perché tesi, antitesi, sintesi eh, più che altro è di origine fichtiana, di fichte. Hegel, però siamo lì, eh, siamo lì, siamo lì. Allora, il merito a Hegel è quello secondo i vari concepti. Secondi... Schopenhauer diceva peste e corna, del trio li chiamava, no? Vabbè, ma lasciamo sì, stare, sì. entriamo in un altro. In un Ci divisione. sono tanti, addirittura tanti anni. Schopenhauer, addirittura di Schopenhauer, addirittura quindi. Ok, vai, prego, prego, Mauro. Vai. Ecco. Ehm... Tra l'altro dice, stavi nel, dicendo no, 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 un piccola cosa, nel mondo come volontà e rappresentazione, sì. Schopenhauer a un certo punto dice, vado a memoria, questa non l'ho preparata, Elia, vado a, <ride> vado a memoria, che sarebbe venuto il tempo in cui la spiritualità orientale sarebbe penetrata in Europa con prepotenza, proprio lo scrive, sì. lo scrive sì. e lo dice, sì. ecco. Ma lui eh, era un autore di questa filosofia orientale. Eh, certo, certo del Nirvana, certo, certo, eh, assolutamente. Certo, certo. Comunque, torniamo. Allora, Hegel ha il merito, secondo i padri del marxismo e leninismo, di aver visto che la dialettica è la legge di sviluppo della realtà e della società. Solo che Hegel, secondo Costoro, ha il difetto di idealismo e cioè intende che queste leggi non sono leggi oggettive della materia insite nella materia ma sono leggi che il pensiero applica alla realtà questo è l'idealismo se c'è una cosa della quale insomma i sovietici si vantavano è di dire noi siamo i materialisti riconosciamo la realtà com'è voi siete gli idealisti idealismo durante l'unione sovietica la vita del, dell'unione sovietica era un termine dispregiativo con la quale i quali i sovietici designano, tra l'altro, gli scienziati occidentali e i cosmologi occidentali. La scienza dei cosmologi occidentali, secondo gli scienziati materialisti sovietici, è una scienza non veritiera perché non è materialista, ma è idealista, nel senso che si basa su artifici e costruzioni mentali fittizie, che non si basano sui dati, costruzioni fantasiose, formule e artifici matematici. Tanto che si parla anche di formalismo. La cosmologia borghese è una cosmologia formalista, fatta solo di astruserie, di formule, eccetera. Interessante che anche nel Terzo Reich, i cosiddetti fisici che si proclamarono gli astronomi nordici. Questa è un'altra vicenda che io ho studiato in dettaglio. Sarebbe bello un giorno, magari, pensare anche di fare una piccola puntata su questo. Pensiamoci, insomma, ce ne sono tante puntate che si stanno certo, accumulando certo. che si stanno. Argomenti. No, volevo ricordare eh. che il terzo del trio di cui parlava Schopenhauer con grande quasi disprezzo. Il terzo era Schelling, se non sbaglio. Sì, 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 sì. Sistema esatto, di trascendentale e come? Perfetto. Come? Certo, okay. certo. E piccola e... nota. Vai. E. Dicevo che anche nel terzo Reich, la cosmologia moderna da parte dei cosiddetti fisici astronomi autoproclamatici ariani o nordici, veniva vista come eh, formalista, fatta solo di formule, di, di stramberie, ma non di dati. Spieghiamo i termini materialismo dialettico. Allora, il materialismo dialettico è una filosofia materialista. In quanto materialismo, il diamat, lo chiameremo così per comodità, ok? ritiene che la materia sia l'unico principio di spiegazione della realtà. E in, qua, in questo, sinceramente, c'è poco di nuovo. Anche gli altri materialismi lo dicevano. C'è un'evoluzione eterna, continua e inarrestabile della materia che determina poi il processo di cosiddetto differenziazione dialettica, ovvero sia il fatto che l'evoluzione della materia dia origine alle diverse forme esistenti, le stelle, i pianeti, l'uomo, l'animale, eccetera. Quindi è un monismo, nel senso che il vero principio, la vera essenza della realtà è la materia. Mi sembra c'è lo spirito. Sì, ma lo spirito non è che materia pensante, come dicono i materialisti. Quindi la materia origina la materia, in sostanza. Esatto, esatto. Una materia di, di pure di qualità diversa, di qualità diversa, ma sempre materia è. Allora, la materia vive in un eterno movimento, dove per movimento si intende mutamento, nella quale, nel quale prima o poi deve prodursi lo spirito pensante. Perché attenzione, se la materia è eterna e infinita, a furia di tentativi nell'eternità, in un tempo infinito, avrà dato origine a questa qualità che noi chiamiamo spirito pensante. E fra l'altro su questo torno dopo, come ha dato origine qui, dovrà averlo dato origine anche da altre parti nell'universo infinito vorrei leggere un passaggio che anche qui trago dal libro perché sai è, è importante dare la teoria ma poi quando si danno anche degli esempi credo che sia efficace certo. nella dialettica della natura scrive engels è saldamente stabilita la certezza che la materia nel suo ciclo eterno si muove secondo leggi, che a un determinato stadio, ora qui, ora là, producono necessariamente negli esseri organici lo spirito pensante. Quindi lo spirito pensante è un esito necessario dell'evoluzione della materia. Ma cosa dicono gli evoluzionisti di oggi? Cosa dicono gli evoluzionisti? Ah, di ma oggi? È, è importante quello che dice all'inizio della citazione, Mauro. La, la rilegge. È, è saldamente stabilita la certezza. Sta stabilito da chi, in che modo, dimostrato ah, in no. che modo niente. è Stabilito punto. E eh, questo è un dogma. Sì, oh, ma è no. poco prima, certo che è un dogma, certo. e poco prima Engels aveva anche detto, aveva anche scritto: sempre nella stessa opera, la vecchia teleologia è andata al diavolo. Teologia sarebbe la filosofia che vede. L'esistenza di fini in tutte le dinamiche. La vecchia teleologia, non teologia, teleologia è andata al diavolo. Quindi, zum Teufel, proprio vuol dire al diavolo. Al diavolo. Si potrebbero usare dei termini molto più volgari, ma lui, diciamo, si mantiene su questo atteggiamento atteggiamento, diciamo, più poetico. Allora, il materialismo dialettico è dialettico proprio perché nessun ente è statico ma soggetto a perpetuo mutamento, auto-evoluzione. Engels scrive che il movimento è il modo di esistere della materia. Per movimento leggiamo mutamento, evoluzione. Materia priva di movimento è inimmaginabile, come movimento senza materia. Quindi. È nella natura della materia stessa, che è la vera essenza della realtà, quella di essere in continuo sviluppo da tutta l'eternità, automotrice e autodivina. Alla fine, cosa fa il materialismo dialettico? Sostituisce Dio con la materia. È tutto divinizza, divinizza la materia. Ecco, problema, 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 problema. Si parla di processo di differenziazione dialettica, cioè la materia ha dato origine alle stelle, ai pianeti, all'uomo, eccetera. E la vita. Come è sorta, manca il tassello della vita, perché Engels, che comunque, diciamo, era molto eh, amante delle scienze, studiava, si leggeva, si informava, sapeva benissimo che Darwin o non Darwin, lo conosceva bene anche Marx, conosceva molto bene Darwin. Mancava questo. Che non è proprio un tassello, è fondamentale mm -hmm. spiegare l'origine della vita o non un vita, e cioè a un certo punto, eh, la domanda che ci si potrebbe fare è: ma ascolta, Evoluzione della materia, ma come ha avuto origine veramente. la vita dalla non vita? Quali sono i processi? E lui sostanzialmente dice, ma che pignoli che siete! Allora, nel senso che mi sembra che io esageri, però ti leggo quello che scrive lui nella dialettica della natura. L'origine della vita non vita. Allora, non lo so, non lo so, dice, però è ottimista scrivendo che se è vero che oggi la scienza è lontana dall'aver trovato una soluzione alla questione, non vi sono dubbi sul fatto che un giorno vi giungerà. D'altro canto, scrive il filosofo, senti qua, sarebbe desiderare un miracolo, chiedere che essa, la scienza, fornisca dall'oggi al domani ciò che la natura stessa è riuscita a ottenere su singoli corpi celesti, in circostanze molto favorevoli, dopo milioni di anni. C'è cioè anche tu, Elia, che mi chiedi l'origine della vita dalla non vita, come faccio a spiegartelo in un attimo? Ci sono voluti milioni di anni, quindi dammi qualche milione di anni, e te lo spiegherò. no? Oppure, termini... oppure ci sarà un giorno chi riuscirà a spiegarlo. Io non lo so, non vi do una risposta, ma confido nel fatto che prima o no, poi. No no, 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 non confido. No, sono sicuro. Sono sicuro che è per ancora peggio. No, confido, no, confido, eh. perché confido è, è già una fede. Io sono sicuro. È solo che oggi non lo sappiamo, ma lo faremo, lo faremo. Cioè, lo scienziato materialista di oggi ti dice la stessa cosa. Quindi, e... quindi è, è un aspirante profeta, in sostanza, no? Quindi, eh sì, perché qua, qua fa il profeta, in sostanza. Cioè, io non ti so rispondere, non lo so... Ma insomma, profetizzo che prima o poi qualcun altro sarà in grado di farlo. Sì, Andrà. verrà il tempo in cui. Verrà il tempo in cui. Aspetta, però, ecco, perché. Tutto non... questo perché, Mauro? Tutto questo perché? Perché dobbiamo negare che ci sia stato un intervento esterno. Questo okay. è il, punto. Questo è il punto. Cioè, è un per... cane che si morde la coda, eh? È un cane che si morde la tola. Allora, la materia è soggetta a un ciclo eterno di trasformazione. Niente va sprecato, nemmeno il calore, nessuna morte termica del cosmo. Allora, guarda, parliamo di una, un processo astronomico descritto facilmente, insomma, dalla fisica odierna: la vita del Sole. Il Sole, secondo le stime, è una stella di media grandezza che ha circa 10 miliardi di anni. Okay, fra 5 miliardi di anni entrerà nella sua fase finale, gigante rossa, poi diventerà nana bianca, eccetera. Allora, il Sole, in ogni secondo della sua vita, vado anche qui a memoria, converte qualcosa come 4 milioni di tonnellate della sua massa in energia radiante, calore, luce, eccetera. Questo calore poi. La termodinamica ci spiega che non può essere più ri ri riutilizzato. Il calore è la forma più degradata e disordinata di energia che non può più essere riutilizzata. Quindi prima o poi le stelle si spegneranno, insomma, i corpi celesti sono destinati a come la legna matine. che si brucia, non è che posso utilizzarla di nuovo esatto, eh, esatto. Eh, okay. Loro dicono: Engels dice e gli scienziati, eh, gli astronomi gli sovietici, diranno anche lì: no, il calore in qualche modo viene riutilizzato. Come? Non lo so, non lo sappiamo. Però deve essere utilizzato, cioè io eh, invito veramente, ma non è perché l'ho scritto io, uno dice non, può, non posso crederci, cioè se, qui ci sono decine e decine e decine centinaia di documenti nei quali tutte queste citazioni sono riportate, sono riportate. Allora, dato interessante che ci riporta anche un po' alla discussione che abbiamo avuto nell'ultimo video sulla vita extra, extraterrestre. Secondo i diamatisti deve esistere la vita extraterrestre, deve esistere. C'è una dialettica intima fra caso e necessità. Uno potrebbe pensare, ma come? Caso e necessità sono due cose che si escludono, cioè o una cosa è casuale o è necessaria. Quindi, come fanno ad andare insieme? Loro spiegano no, perché in un universo infinito ed eterno è necessario che quella combinazione casuale che ha portato l'emergere della vita sul pianeta, visto che c'è a disposizione un tempo infinito, si manifesti per un numero sterminato di volte altrove. Quindi c'è una dialettica intima fra caso e necessità, che è un po' quello che gli scienziati oggi dicono col multiverso. Se ci sono universi infiniti, in uno per forza, a gioco delle probabilità, si sarà manifestata la vita. Quindi c'è una grande attrazione, più che scientifica, e ideologica in questo caso. La vita extraterrestre se ne parla, e eh? si fanno anche convegni. Ci sono scienziati sovietici che partecipano. Anche no, ma quello che è strano, scusa, la filosofia può anche arrivare a ipotizzare una cosa del genere, ma sì. nel momento in cui lo fa uno scienziato, questo è gravissimo perché lo scienziato dovrebbe avere altro modo di procedere o no. Allora, e eh, questo il pa cioè va, va a braccetto con quello che abbiamo detto prima, cioè che anche la scienza è guidata da una filosofia, cioè perché il, mu il multiverso forse è suffragato da dati empirici. Ah, ma sì, ma c'è la formula, questo, eh, ok, ma ci sono dati? Eh, eh, eh no, eh no, sono costruzioni anche queste filosofiche, certo, costruzioni certo. filosofiche. Certo. possono essere interessanti e affascinanti, ma c'è filosofia, c'è tanta filosofia. Perfetto. Allora. Spiego ancora due o tre cose, poi possiamo anche passare a una domanda successiva, però vorrei ancora fare alcuni chiarimenti. Prego. A determinare il divenire, secondo i sovietici, è la contraddizione, nel senso che ogni ente esistente è permeato da forze opposte. Per cui ogni ente esistente e ogni realtà è in equilibrio precario, tale per cui questo equilibrio potrebbe essere rotto da un istante all'altro e dare origine in maniera rivoluzionaria, violenta, a qualcos'altro. Tra le leggi del divenire, ne vorrei ricordare, che proprio sono formulate da Engels, ne vorrei ricordare una, che è la legge di conversione della quantità in una nuova qualità. Ogni mutamento rivoluzionario in natura, ad esempio il passaggio dalla non vita alla vita e dalla vita non cosciente alla vita cos cosciente, quello che noi chiameremo lo spirito, avviene grazie a processi di addizione. Quantitative di variazioni, di mutamenti, cioè ci sono variazioni eh, in questi enti che si accumulano sempre di più e che poi ad un certo punto paf esplodono e danno origine ad una nuova entità. Se riscaldata a sufficienza, l'acqua liquida diviene vapore. Ci spiega Engels. Mamma mia, se viene riscaldata a sufficienza, l'acqua liquida diviene vapore. Accidenti! E io quando faccio la pasta pensavo che scomparisse, penso un po', cioè nel nulla, invece diviene vapore e compie quello che è un dialectischer Sprung, che significa dal tedesco salto dialettico. Quindi l'accumulo di variazioni quantitative produce prima o poi questi scoppi che portano alla produzione di nuove sostanze. Se a una molecola di ossigeno si aggiunge un atomo, si ottiene ozono. Quindi, ecco la nascita continua, improvvisa, rivoluzionaria tramite variazioni di nuove entità perciò eh, la legge si applica ovviamente anche al regno della vita dalla materia inerte ai primi protisti cellulari quindi dalla non vita alla vita eh, ho capito ma c'è un salto ontologico infinito <ride> è eh? È che... bro. da questi da questi protisti alle prime forme vegetali poi via via i diversi animali fino a giungere per ora per ora all'uomo perché un vero materialista dialettico ti direbbe, esatto, ti direbbe che l'evoluzione non si arresterà mai e qui potremo tirare in campo il famoso tema del transumanesimo, quindi dell'uomo che va oltre se stesso snaturandosi, distruggendosi, e venendo meno anche al progetto insomma, del, del creatore. Morale della favola: la materia viene divinizzata. È increabile, indistruttibile, infinita, autosufficiente e ovviamente eterna. E chiudo anche questa risposta. Secondo i materialisti dialettici, la conoscenza totale della realtà non avverrà mai. In questo, in un certo senso, potremmo dare, dare anche ragione. Loro spiegano, specialmente Lenin, in Materialismo ed Empirio Criticismo, che è una sua opera, che la verità assoluta esiste, per loro la verità è quella materiale, eh, sia chiara, sia chiaro, non, non c'è nessuna verità trascendente, ma in ogni epoca e in ogni tempo possediamo soltanto una verità relativa, che lo storicismo. Quello che sappiamo adesso, tra cento anni verrà smentito, ma da tutti i punti di vista, anche morale magari, anche morale, in un percorso di asintotico avvicinamento alla verità assoluta. Cosa vuol dire asintotico? Significa che io mi avvicino sempre di più a un traguardo, lo sfioro senza però arrivarci mai completamente, senza però mai afferrarlo. Anche qui una piccola citazione tratta da Engels. Gli uomini, stavolta proviene dall'opera intitolata L'Anti-Düring. Düring era un professore tedesco di economia contro il quale, insomma, Engels scrive questo, questo trattato. Gli uomini si trovano davanti a questa contraddizione. Da una parte di avere da conoscere in modo esauriente il sistema del mondo in tutti i suoi nessi. Dall'altra, sia per la propria natura che per la natura del sistema del mondo, di non poter mai assolvere compiutamente questo compito. Ma questa contraddizione è la leva principale di tutto il progresso intellettuale. Cioè io so che quello che conosco in qualsiasi ambito non è che la manifestazione storica, il raggiungimento storico diciamo al quale siamo in grado di arrivare in quella che è la verità assoluta che però è un progresso indefinito 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 e trasponiamo questo sul piano del modernismo che interessa anche noi i dogmi sono mutevoli le verità sono mutevoli eccetera eccetera e questo è, è quello che stiamo leggendo alla fine bene allora, eh, chi sta vedendo questo video, lo invito, lo farò anch'io, eh, a rivedersi gli ultimi 20 minuti e a rivederseli per capire, insomma, questa, questa, questa filosofia a che cosa porta, questo tipo di scienza a che cosa porta. Ma vediamo, Mauro, di... A me, quello che la, la, la mia conclusione è un po' questa. Mi pare che questa... Che questa mh, che questa filosofia divinizzi la materia, sicuramente, eh, la trasformi in una fede, in una nuova religione, in sostanza. Quindi l'intenzione è quella di... Eh, quindi potremmo dire che il marxismo-leninismo, che vuole a tutti i costi annientare una religione per fondarne un'altra. Sì, e quello che tu dici non è neanche una provocazione, è la realtà, è la realtà assoluta, è la verità assoluta. Nel senso che il comunismo, in tutte le declinazioni mondiali, desidera la distruzione della religione, ma si presenta esso stesso come fede e credenza, che è caratterizzata da alcuni tratti. Tra parentesi, il cattolico non può essere comunista. Chiaro? Nel senso se è onesto, perché la distruzione della religione, quindi il catto comunismo. Ne, è una... unirsi ai comunisti. Sì, ma quello... allora il cattocomunismo è una delle fesserie della storia. Il cattocomunismo non esiste. Non il può... cattolico non può essere comunista. Certo. Allora dice: Ah, ma no, ma c'è il modo? Non c'è il modo. Perché se io vado a leggere I padri del marxismo, del marxismo-leninismo, ma facciamo un po' di storia, cioè serve anche questo lo studio. Allora, Lenin, Lenin, se poi uno dice: Ah, ma no, ma Lenin è secondario, allora vabbè. È... Per il marxista leninista non è secondario Jenin. In un'opera intitolata L'ideologia socialista e la cultura, scrive: Il nostro programma si basa interamente su una concezione scientifica, appunto materialista, del mondo. La nostra propaganda implica necessariamente la propaganda dell'ateismo. Il marxismo considera tutte le religioni e tutte le chiese contemporanee. Nonché le organizzazioni religiose di ogni tipo, come strumenti della reazione borghese destinati a inebetire la classe operaia e a perpetuarne lo sfruttamento. Il marxista deve essere materialista, cioè nemico della religione, ma materialista dialettico. Cioè, come se non bastasse la religione, Occhio dei popoli, si vada a leggere Marx, si legano anche cioè, quelli che negli anni 70 venivano portati come sbandierati come, come gli eroi e il compromesso storico del catto comunismo, sono certo. due cose che non possono andare d'accordo, mai, mai. Perché è una religione? Beh, ma Perché attenzione, andare... adesso io lo dico, nessuno mi, mi, mi ha la responsabilità, eh, c'è qualche politico, neopolitico, diciamo così, che proprio sposa queste due cose, mette insieme un presunto cattolicesimo con, con il comunismo, e si ritiene, ritiene di fare una sintesi, una sintesi dovuta alla convincenza, nemmeno nella convincenza si unisce il cattolico col comunista. Eh, non possiamo. Non okay. possiamo. no, ci tenevo Mauro a fare questa precisazione, l'ho fatta io e mi assumo io la responsabilità, prego. Vai avanti. Sì, beh, ma non è che si, cioè, non si sta offendendo nessuno, cioè, si sta facendo una, una considerazione. Cioè, io lo, lo ribadisco: il cattolicesimo e il comunismo non possono, non possono unirsi, non è possibile, Perfetto. non è possibile. Perfetto. Cioè, ma, ma, ma lo dico senza, senza muovere offese, né, né, cioè, non è proprio possibile. Non è proprio possibile, abbiamo visto anche, anche perché. perché abbiamo visto no, perché esatto, e volevo anche farlo attraverso alcune, alcune spiegazioni, cioè dire perché il comunismo sia una religione che si sostituisce alla religione, ma è su stesso una religione. Quindi, due religioni non possono. Combaciare e unirsi e diventare la stessa. Allora, il comunismo si basa su una dottrina dogmatica incontestabile che è appunto il marxismo-leninismo e il diamant. Quali sono i capisaldi incrollabili del comunismo del Partito Comunista Cinese, dell'odierna Corea del Nord, della Repubblica Democratica Tedesca, il deltitismo dello stalinismo? avevamo l'abolizione radicale della proprietà privata, ce l'abbiamo ancora come ideale, eh? l'abolizione della famiglia, real poiché realtà sociale contrapposta al partito dominante e quindi potenzialmente in contrapposizione, l'abolizione immediata o progressiva della religione, l'abolizione di ogni differenza e quindi l'instaurazione di un regime di uguaglianza assoluta, matematica, fra gli individui eccetera eccetera poi liberare l'uomo da ogni forma di alienazione. così nei tutti i comunismi storici abbiamo ritrovato sempre queste, queste esigenze il comunismo poi ha una visione escatologica il fine della storia qual è il fine della storia è l'instaurazione della società senza classi a ognuno secondo i propri bisogni e ognuno da secondo la sua disponibilità l'ideale No, della, della società utopica comunista. Le autorità sacre, Lenin, Engels, Marx, Stalin, Mao, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere i livelli di idolatria che sono stati raggiunti in questi regimi. Testi sacri di riferimento, al posto delle scritture, il capitale, il libretto rosso di Mao, no? eccetera. Eroi santi di riferimento, Dice, ma no, non possono avere dei santi, è come se li hanno... I santi. E come? Te ne cito due. Pavlik Morozov e Alexei Stakanov. Stakanov senti... è... allora, Stakhanov. Ah, no, Stakhanov. Stakhanov è... Allora... Ah Si, sì, Stakhanov Esatto, sì. Okay. ecco. Ecco, e... se io ti dico Elia, tu sei uno stacanovista, sì, dovresti sì. sentirti... Accidenti, è eh, un complimento. Praticamente Alexei Stakhanov era un minatore che in un periodo di lavoro superò di circa, mi pare, tre o quattro volte la quota giornaliera di lavoro di produzione imposta dal partito, sì, sì, dimostrando sì, sì. che con un po' di impegno si poteva andare molto oltre. E allora diventa eroe del partito, però certo che fa incassare anche i suoi colleghi, che allora a quel punto, per essere graditi, devono lavorare il triplo e non in condizioni proprie. Quindi i Santi romantiche. sono un modello di riferimento per gli altri, in sostanza, no? Certo, certo. Poi ci sono le persone che vengono premiate, gli scienziati, gli eroi di guerra, eccetera, eccetera. Public Morozov. Allora, Public Morozov era un ragazzino che ai tempi del comunismo di guerra aveva scoperto, tra l'altro non si sa neanche se sia esistito, se fosse solo una leggenda, cioè, ma gli si dedicano statue in Unione Sovietica. Allora, sarebbe stato un ragazzino, usiamo il condizionale, che durante il comunismo di guerra aveva visto che i suoi genitori, i suoi parenti, sottraevano una parte di grano per non darla agli agenti del partito per non morire di fame. Cioè, sostanzialmente... E durante il comunismo di guerra c'erano le requisizioni forzate, questi poveri contadini arrivavano gli agenti del partito che non erano gentilissimi e quando c'erano da usare le armi non ci andavano proprio eh, in maniera così delicata per non morire di fame, poverini, questi qua si sono tenuti una parte del raccolto in più rispetto a quella permessa e magari avrebbero anche voluto giustamente commerciarla eh, per avere qualche forma di, di sostentamento. Questo Pablic. Li avrebbe denunciati alle autorità competenti e, e sarebbe stato ucciso dai parenti per vendetta, per vendetta e diventa il modello dei pionieri, dei giovani. No, e io qua il ho una. Alla allora, delazione, come... insomma. Sì, e come? Sì, sì, ma come abbiamo avuto eh, anche in tempi recenti: eh, mica, non, non serve andare indietro di, di chissà quanto. E ti racconto un aneddoto. Allora, Stalin. In pubblico sembra, sembra, in pubblico esaltava questo ragazzo, ma sembra che un giorno con i suoi sodali chiusi nella loro stanza del, del Cremlino abbia detto: Ma pensa a te, questo piccolo bastardo, denunciare mm. i suoi stessi genitori? Cioè, a anche a lui, a un certo punto, privatamente, cioè, questi sono, sono, sono aneddoti. Il, ancora, no, ancora, il comunismo ha una struttura gerarchica invidiabile. Perché è radicata in vari stati del mondo, una gerarchia fatta di sezioni, sottosessioni, partiti locali, comitati locali, comitati cellule. centrali. Certo, certo. Riti ufficiali, la parata annuale in onore della rivoluzione che si faceva in Unione Sovietica, il congresso del partito. L'obiettivo della rivoluzione, però, è irraggiungibile. Io credo che la rivoluzione, il fine della rivoluzione sia la rivoluzione stessa, nel senso che la vera essenza della rivoluzione è quella di essere sempre in movimento, non raggiungerà mai il proprio fine. Non raggiungerà mai il proprio fine. Fra l'altro, apro una parentesi, ricordo che in epoca sovietica, e anche prima, in Russia ci fu un movimento esoterico, magico, abbastanza radicato e diffuso che comprendeva anche personaggi scientificamente rilevanti che fu quello del cosmismo il cosmismo fu fondato dal, da Nikolai Fyodorov, Fyodorov morto nel 1903 come il transumanesimo anche il cosmismo ritiene che ad un certo punto l'uomo in costante evoluzione debba prendere le redini della sua stessa evoluzione Assumere un ruolo centrale da protagonista nella evoluzione di se stesso e della natura. Quindi, una evoluzione attiva che sia in grado di portare l'uomo verso un nuovo livello qualitativamente superiore, dove magari l'uomo acquisirà la capacità di sconfiggere la morte e le malattie, e non solo, e diverrà in grado di far risorgere i morti, tra i quali lo stesso Lenin. Che tra l'altro si dice sia stato anche conservato non solo per una questione di culto, di, di onor, onore, eccetera, ma anche perché qualcuno sperava un giorno di poterlo far risorgere. E quindi ricordiamo che c'è stato anche un comunismo magico, come c'è stato anche un nazionalsocialismo magico. Mauro, certo, certo. mauro, io direi di fermarci qua, sì. perché già questo video è super ricco. Eh, e invito sempre a vederli due volte perché la prima volta sfuggono dei passaggi che sono assolutamente fondamentali eh, direi, direi sì di fermarci qua e, e proseguiamo magari nel prossimo video quindi sostanzialmente hai detto, hai spiegato che cos'è il materialismo eh, storico eh, dialettico dialettico scusa il materialismo dialettico eh, il comunismo, su cosa, cioè questo, questa ideologia su che cosa si fonda, abbiamo visto, abbiamo letto alcuni passaggi di Engel che sono veramente istruttivi. Su cosa c'è dietro questa filosofia che ha alle spalle del comunismo fino a entrarci un po' dentro verso, verso la fine. Quindi veramente estremamente, estremamente interessante. Ehm, fermiamoci qua, perché mi pare che il video sia già abbastanza. Sì. E alla prossima, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa, no, no. Io per, per oggi, per oggi mi, ritengo, mi ritengo soddisfatto e quindi ci vedremo nel prossimo video con altre considerazioni e altre parti. Perfetto, un saluto a tutti e al prossimo video che vi invito a non perdere come a vedere interamente questo video o meglio ancora, se lo rivedete e magari se ci aiutate a diffonderlo. Abbiamo detto in questo video e dimostrato che cattolicesimo e comunismo non sono due cose diverse, sono in contrapposizione. E ne abbiamo spiegato, anzi, ne ha spiegato Mauro, anche tutte le motivazioni che ci sono dietro. Grazie ancora e alla prossima. Salute.